Oggi è il 25 dicembre 2020, data importante per alcuni e comunque prossima alla fine del calendario che usiamo per convenzione, quindi mi lascio andare a qualche piccola e breve considerazione su quest'anno e cosa mi ha lasciato. Vi ricordo subito il mi piace di, vabbè, lo sapete, e state anche vedendo le grafiche, quindi arrivo subito al punto. Questo 2020, al contrario di quello che potreste pensare, mi ha lasciato tanto e anzi mi reputo una persona fortunata rispetto a tante altre in quest'annata. Intanto mi ha lasciato una ennesima grande avventura della mia vita. Poter vivere diversi mesi continuativamente in Giappone era una delle esperienze che speravo di poter fare durante la mia esistenza. La posso quindi depennare grazie ai miei ex capi, ma ci veniamo dopo. Ovviamente le mie esperienze nel sollevante non finiranno qui, ma semplicemente sono rimandate a data da destinarsi e spero con esiti più fortunati. Nella vita quella conta tanto. Ho potuto anche provare un'esperienza simile a quella di un esodo o rientro a casa successivo ad un evento che ha traumatizzato il mondo. Ora non insultatemi, ma cercate di capire quello che voglio esprimere. Provare su se stessi quell'ansia, sofferenza e terrore che per esempio mio nonno ha provato durante la guerra o al suo rientro a casa, o che tantissime persone provano da anni perché semplicemente nate dalla parte sbagliata del mondo, è un qualcosa che, non dico ti cambi, ma semplicemente ti forgia e ti fa capire che le priorità della tua vita non sono propriamente quelle che pensavi. E tutto questo solo nei primi 3 mesi dell'anno della serie Sti cazzi! Poi è arrivata la vera parte difficile dell'anno, quella in cui ero io a lottare contro me stesso, una parte fatta di tristezza, solitudine, disperazione e depressione. Se non fosse stato che con quel mix di emozioni ci convivo e lotto da sempre per non affogare, immagino che avrei perso anche quel poco di lucidità rispetto alla situazione che noi tutti viviamo che mi resta. Molte persone che conosco sono state catapultate in questo turbinio di emozioni e faticano parecchio in questo mondo che per loro non ha più un sopra e un sotto, in cui tutto è cambiato di botto. Io vi capisco e nel mio piccolo, se posso, sono qui. Lo sapete? Sì, ma non sono il vostro terapista, eh? La mia situazione si è anche complicata con la chiusura dei miei contratti, perché in un mondo come questo, in cui non si può viaggiare liberamente, uno che negli ultimi anni si è specializzato nel risolvere problemi per i propri capi, andando direttamente in loco, non ha più tanto spazio. Al momento, e fortunatamente non diamolo mai per scontato, lo Stato italiano mi sta sovvenzionando e questo mi permette di tirare il fiato aspettando che le acque si calmino e si possa impostare una nuova rotta. Sappiate anche che capisco perfettamente le scelte dei miei capi, perché la situazione non deve essere facile nemmeno per loro e a volte, conoscendoli, prendere decisioni di un certo tipo deve portare pensieri di non poco conto. Pertanto, grazie tante a loro per l'opportunità e la fiducia che mi hanno dato, vedendo in me delle qualità che potessero far crescere la loro attività. Da parte mia, un Ganbatte Kudasai! Fate del vostro meglio, come direbbero in Giappone. Miei dei, sto proprio diventando vecchio se mi sto lasciando andare a queste esternazioni. Comunque, un'altra nota positiva di quest'anno è il tempo che sono riuscito a dedicare a questo canale YouTube, una passione che mi aiuta a staccare dai problemi e mi dà soddisfazioni. Sappiate che lentamente, in maniera organica, il canale sta crescendo sempre più nei numeri, quindi un grazie a tutti voi che vi siete iscritti e che mi state supportando e sopportando nel mio spamming. Io sto provando di migliorare passo dopo passo, apprendendo anche dagli errori, per offrirvi un contenuto vario, non banale e fruibile in maniera chiara e sintetica, dandovi una buona qualità audio e, spero, una fotografia decente, anche se so che alcuni di voi lo usano come fosse un podcast. La mia speranza è continuare con 2 video a settimana finché posso e aggiungere anche delle vere e proprie live con chat in diretta, forse solo sul servizio della concorrenza. Dimenticavo, sto anche cercando di rimettere mano a certi miei vecchi racconti che trovate su marcotadia.net per sistemarli e renderli più fruibili e godibili, ma lì forse ci sarà molto da aspettare. Ancora una volta, quindi, grazie veramente a tutti voi, perché non sembra, ma i vostri commenti o anche solo le visual mi fanno sempre piacere. Al prossimo video!
Ah, giusto, buon Natale e felice 2021. Ciao!